L'artista esistenziale, buongiorno a tutti, quartine accumulative. Tendenzialmente abbiamo un paio di foto digitalizzate di, diciamo, no, donne, ricche, nobildonne o quant'altro, quindi pollose cosce, quindi si seni procace e quant'altro, un po' le donne romane di allora. Sensazione multicolore, abbraccio una Virginia pietra levigata. Il setoso drappo attescente addolcisce quella fragile castità intrappolata. Un cofanetto argentato raccoglie nobili ricordi e tristi verità. Avrei voluto osservare all'infinito quella sorridente spontaneità, quindi anche un pochettino accurata e provocata nel finale. Cosa dice tutto ciò? Queste sensazioni che sono leggiadre, dolcissime, multicolori, quindi questi colori anche forti che si incastrano, intrecciano tra di loro e che vanno a, diciamo, abbracciare questa pietra levigata, splendida, virginia per certi versi, agli occhi di chi magari è innamorato rimane comunque una pietra virginia, magari non lo è, non lo sarà o quant'altro, ma per te lo è. C'è un drappo di stoffa lattescente che è un simbolo di purezza, castità e quant'altro, che appunto va a raccogliere, a nascondere per certi versi questa sua, questa castità, che per certi versi è una castità fragile, nel senso che è una castità fragile ed intrappolata, fragile perché comunque dettata da problematiche ataviche, quello che ti porti dentro dal passato, e intrappolata perché magari non sceglie, non fa una scelta giusta, opportuna e quant'altro per cercare di uscire da questa gabbia emozionale. C'è un cofanetto argentato, questo cofanetto argentato raccoglie tante cose del passato, i nobili ricordi, i ricordi quando erano bambini, si era bambini e quant'altro, ma anche le tristi verità, le verità attuali, tutto ciò che potenzialmente non, diciamo, ha una linearità di intenti perché c'è una non scelta. Avrei voluto osservare all'infinito quella sorridente spontaneità. Cosa significa tutto ciò? Se tu vedi i sorrisi, la spontaneità, quel qualcosa che per te è un qualcosa di incredibile, incommensurabile, indescrivibile, difficilmente lo vedi, poi capita col tempo le persone cambiano e non sono più le stesse ed è un gran problema. Altra statua similare, ma diciamo inclinostatismo, genuflesso e quant'altro, quindi molto molto bella. Ho baciato quella sontuosa pietra e mi sono nutrito di polvere e sentimenti. Li ho vissuti rapidamente a fari spenti, la falce del giudizio mi ha tagliato le gambe e lacerato cuore e arterie. Chi non mi conosce racconta aneddoti, insulsi e stupide storie. Molto provocatorio il finale, ma anche abbastanza accurato e impegnativo. Baci la pietra sontuosa, la pietra diciamo munifica, splendida, incredibile, incommensurabile, entri nei meandri di quella essenza pietrosa, ti nutri di sentimenti, di quello che provi, quello che percepisci, ma anche di polvere, sono dei dubbi, delle perplessità ataviche, ma ci lavori e comunque vada, sei lì, presente, non scappi. Vivi questi sentimenti rapidamente, forse troppo velocemente per qualcun altro, ma tu sei così. E fondamentalmente anche a fari spenti. È un po' come correre in autostrada a fari spenti. Per certi versi fai delle valutazioni, fai delle scelte, non tutti le fanno, ma chi vive in un certo modo poi le fa. C'è la falce del giudizio. Il giudizio tendenzialmente quella falce è il giudizio popolano. Quello che è abituato comunque a puntare il dito, quelli che sono abituati a puntare il dito. Non ti conoscono, non sanno di niente di te, ti lacerano il cuore, le arterie, ti offendono intimamente, ma chi non ti conosce continua a raccontare degli aneddoti, quello che gli hanno detto, stupidi, banali, storie assurde, incoerenti, inconcepibili, e si va avanti in questo modo qua. Troviamo qualche altra cosina, abbiate pazienza. Volevo portarti a mare, volevo farti sognare, avremmo condiviso amabili silenzi e sensazioni più uniche che rare. Mi hai chiesto di aspettare e poi hai preferito scappare. È un po' una storia di tanti di noi, ciò che non va a buon fine. Volevo portarti al mare per farti assaporare le schiumose acque, il profumo, diciamo, del mare, la cadenza delle onde che si avvicina agli scogli, quello che volevo, volete. E questo è un sogno. C'è la piacevolezza, la condivisione nell'immenso, quindi un tutto condiviso in due. E tendenzialmente capita spesso e volentieri, non è che tu condividi i silenzi, quell'introspettività, intimismo profondo con tutti, no. Quindi avremmo condiviso io i silenzi amabili, dolcissimi, ma anche le sensazioni uniche, perché sono sensazioni che non vivi con tutti, le vivi con chi le vuoi vivere. Mi chiedi di aspettare, ho aspettato.
a tempo debito, però hai preferito scappare, hai avuto paura, non te la sentivi quello che vuoi, ma tendenzialmente hai fatto questo tipo di scelta. Non avevo più nulla da perdere, inaspettatamente anche io ho iniziato a mordere. Ho avuto paura di crescere, non lo nego, lasciami andare, te ne prego. Qui anche c'è un po' una richiesta, diciamo, sperando di essere esaustiva, per le cose che magari non vanno a buon fine. Ecco, quando non hai più nulla da perdere, tendenzialmente vai per la tua strada, però sei sempre te stesso, e questo è quello che non ti puoi rimproverare. L'essere te stessi è fondamentale, cioè non cambiate mai. Per qualcuno state sbagliando, andate dritti per la vostra strada, è giusto così. Quindi non hai nulla da perdere quando credi in qualche cosa, anche se poi rischi di perdere tutto. Io credo che perdi delle cose e ne acquisti delle altre. Inaspettatamente, tu inizi a mordere, nel senso che quando soffri come un cane, non ti tieni più nulla, ti giudicano, ti puntano il dito, ti sputano addosso, ti mettono le mani addosso, ti faranno di tutto. E anche tu reagisci, non sei così, ma è un contesto laddove là fuori c'è una giungla, ti devi difendere. Hai paura di crescere? Ecco, magari ti ritrovi non più a 30, oltre i 30 anni, anche di più. Dici, ma io non cresco mai? E hai paura di crescere, però poi il Peter Pan rimane con te. E lasciami andare, te ne prego, è una valutazione molto accurata, dettagliata su tutto ciò che magari non può e mai andrà a buon fine per libere scelte, per una, diciamo, non condivisione atavica, per certi versi una dicotomia emozionale, una differenziazione netta di come si vive, proprio di come si gestiscono le cose attorno a noi. E quindi è giusto che ognuno faccia la propria strada e ognuno stia per i fatti propri. Vediamo un attimino. Questa è molto bella. Hai appiattito la mia anima e mi hai reso triste. Ho corso inutilmente per mesi durante i quali non hai voluto ascoltare per nulla le mie proposte. Cambierò solo per migliorarmi, non per omologarmi a contesti mediocri e poco concreti, alle collose paludi preferisco i verdeggianti prati. Quindi un po' una dichiarazione di libertà, di libera scelta personale. E non è giusto che l'anima di un creativo si appiattisca, sia tabula rasa, sia zeri, non è giusto. Quindi non è giusto essere tristi, devi sorridere, perché poi la vita è anche un sorriso, è più di un sorriso, è una crescita continua. Corri inutilmente per tanti, tanti mesi, non ascolti nessuno, però cerchi di chiedere, cerchi di proporre e non vieni ascoltato. Però come se fosse che hai corso un pochettino tu immagini una spiaggia e poi diventa col tempo una landa desertica. Non perché non hai prodotto nulla, perché non sei stato ascoltato, non ti hanno dato la possibilità di parlare. Io personalmente cambierò per migliorarmi, per crescere, per le mie libere scelte personali. Lo dicevo con chi mi sta a fianco, con mia mamma, con mia sorella, con chiunque, perché sono scelte personali. Omologarmi a un contesto mediocre, poco concreto, poco che non mi nutre né altro, non lo farò mai perché non ha senso. Non è un problema di presuntuosità, di saccenza, di orgoglio, no, si fanno le scelte. Ci sono le paludi collose. Diciamo, laddove rimani impantanato e ci sono i pirati verdeggianti, laddove si può sognare e credo che si debba sognare. Non ti ho mai compresa del tutto. Tu sei rimasta principessa e il farabutto, eri perfetta nelle tue imperfezioni. Oggigiorno più non c'è il magico mondo delle mirabolanti sensazioni. Molto, molto bella, incredibile, però anche triste nel finale. Credo che probabilmente non tutti comprendono tutti. Io non ho compreso quando avrei dovuto comprendere. Però oggigiorno tu rimani la principessa, io sono il farabutto, quello stupido, lo stolto, quello che non capisce quant'altro. Ma le cose si fanno in due. Ti ho sempre vista perfetta nella tua imperfezione. Si vede che sei imperfetta, perché ognuno di noi è imperfetto, anche io sono imperfetto. Mi ho visto una perfezione nell'imperfezione. E l'amore è questo, o quantomeno credo un sentimento similare, perché poi nel tempo devi snocciolare le sensazioni. Oggigiorno più non c'è il magico mondo delle sensazioni mirabolanti, scintillanti e quant'altro, che poi tante cose scompaiono perché nulla è duraturo, ma anche perché per certi versi è giusto
che le cose, quando non vanno per la giusta rotta, cambiano, non hanno una loro, diciamo, linearità di intenti e quant'altro, e si fanno le scelte. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.